E con Kratos non si scherza. Ciao a tutti, io sono Andrea. Ora però parliamo del pancrazio. Nata in Grecia, è un'arte marziale antichissima, tanto antica che non si conoscono esattamente le sue origini. Quello che si sa è che fu ammessa ufficialmente ai giochi olimpici nel 648 a.C. E il nome significa tutta forza, oppure, se preferiamo, onnipotenza. Cioè, forte, capito? Cioè, giusto per far capire che è. Bello lì. Il nome stesso fa intuire lo scopo ultimo di questa disciplina, ossia sottomettere l'avversario e diventare il più potente di tutti. Il pancrazio nasce unendo tecniche di combattimento quali la lotta e il pugilato, perché sì, il pugilato è molto più vecchio di quello che si potrebbe mai immaginare, riadattandone le tecniche a un nuovo sistema di combattimento e svilupandone di altre adatte a questo contesto combattivo. Caratteristica peculiare era la possibilità di combattere a tutti i livelli di altezza e a tutte le distanze, rendendolo uno sport da combattimento completo per l'epoca. Giusto qualche annetto prima dell'MMA, eh? I praticanti si chiamano pancraziasti e nell'antica Grecia si allenavano e combattevano nudi, cosa che poi si è persa con l'arrivo degli antichi romani. Per fortuna. Gli incontri venivano effettuati quindi ovviamente a mani nude, ed erano ammesse tutte le tecniche eccetto accecare e mordere. E guai a voi se violavate il regolamento, cioè già hai due cose da evitare. Se poi me le fai, altro che cartellino rosso, lì l'arbitro ti frustava direttamente, e se non l'arbitro, l'allenatore. Quindi occhio, magari. Non c'erano neanche riprese o limiti di tempo e si andava avanti a combattere fino a che qualcuno non si arrendeva o finiva KO oppure moriva. Ma poteva anche capitare che gli atleti si ritirassero prima di uno scontro con qualcuno che ritenevano troppo forte. Sia le gare che gli allenamenti si svolgevano sullo scamma, ossia uno spazio di sabbia che attutiva le cadute e dava una maggior stabilità nell'esecuzione delle tecniche in piedi. Facevano grande uso dell'olio d'oliva, se lo spalmavano su tutto il corpo, per tutelare la pelle da abrasioni ed escoriazioni dovute alle pressioni e alle prese continue durante il combattimento. Cioè, insomma, puoi anche uccidermi, però non la lasciarmi lividi sulla pelle perché sì. Ok. Ad oggi il pancrazio ha dei tornei professionistici simili a quelli dell'MMA. L'uniforme è composta da una rash guard e degli shorts, ed essendo una forma di combattimento a contatto pieno completa e vicino ad uno scontro reale, è utilizzato come forma di addestramento per la difesa personale nei corpi militari di alcune nazioni e viene chiamato pancrazio a mina. In Virtua Fighter troviamo il pancrazio se utilizziamo questo piccoletto qua, che si chiama Jeffrey McWild. E posso dire di aver finito. Il video completo te lo lascio nelle schede. E chiedete!